presentata la rassegna artistico-musicale dal titolo I suoni delle Alte Marche, coordinata dall'Unione Montana del Catria e Nerone in collaborazione con i comuni di Acqualagna, Apecchio, Arcevia, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Sassoferrato e Serra Sant'Abbondio. Un lungo viaggio con 27 eventi di musica, prosa e recitazione ad ingresso gratuito che partirà venerdì 7 luglio e terminerà il 10 settembre. Si tengono 27 appuntamenti, tutto in un'area compresa tra 9 comuni che vanno da Pecchia a Arcevia, che fanno parte della strategia nazionale delle aree interne. È la prima volta che questa unione di comuni, guidati dall'Unione Montana del Catria e del Nerone, si presentano uniti per una proposta, io direi, molto singolare e molto accattivante, perché diciamo, questi comuni si affidano alle musiche, a diversi tipi di musica, si va dalla musica classica al jazz, alla musica etnica, alla musica improvvisata, e si affidano a queste musiche per segnalare una presenza, un richiamo per gli abitanti e per i visitatori. Quindi io sono molto felice, ho curato artisticamente questo progetto che mette insieme esperienze che vanno dal jazz, di terre sonore, a musica morfosi, dalla Viviana Bucci, dal teatro sul Monte Nerone di Mario Mariani, e poi c'è anche un'esperienza dedicata alla musica classica, ripeto, dell'Accademia del Teatro di Cagli e degli asili di Apecchio. Infine avremo a settembre, chiudiamo questi appuntamenti di diversa natura, sono 27, quindi c'è da sbizzarrirsi, con un appuntamento di teatro musicale con il contrabbassista di Suskin, messo in scena da una compagnia teatrale di recente composizione che si chiama Teatro Alte Marche. La manifestazione osserva il presidente dell'Unione Montana del Catria e Nerone, Alberto Alessandri, e la concretizzazione di un'idea di promozione territoriale di rete a cui stiamo lavorando per portare le Alte Marche a diventare una destinazione unica, forte e coesa su tutti i fronti, inclusi quelli culturali e artistici. È un l'ennesimo tentativo che facciamo come territorio della strategia nazionale degli interni, insomma, quindi questi nuovi comuni che anche su questa tematica, che è quella, no, dei concerti, della musica, degli incontri, cercano di dargli una logica, cercano di dargli un senso, ed è quello di anche organizzare le date in maniera che il pubblico può seguire tutte le varie serate, altrimenti di solito c'erano le sovrapposizioni, la qualità, offrire un po' gusti per tutti, quindi questo è un altro bel tassello che mettiamo come appunto strategia nazionale delle aree interne, e insieme a tante altre belle iniziative che stiamo facendo e che presto speriamo, anzi siamo sicuri, convoglierà in una destinazione turistica e non solo vera e propria, proprio che unirà definitivamente questo territorio delle Alte Marche. Voglio ringraziare Sandro Pascucci, tutta la sua band, per insomma l'impegno e la professionalità e soprattutto la qualità che mette quando si organizzano cose nel suo settore.